Ancora 3 punti e primato riconquistato per la Cavese del nuovo corso di Aldo Papagni. Nel surreale silenzio del Lamberti, i meteliani, senza brillare, in rimonta hanno ragione di un ben organizzato Noto, ottimamente disposto in campo da mister Cacciola, ottenendo 3 punti che, grazie al turno di riposo della Frattese, consente alla squadra meteliana di volare in solitudine ma momentaneamente in testa alla classifica. Alfonso Ceruso alla regia ci porta con le immagini nel vivo della contesa. Nel primo tempo gli ospiti sono bravi ad imbrigliare sul nascere la manovra offensiva della Cavese e giocano in scioltezza, creando non pochi grattacapi agli uomini di Papagni. Al quarto sono proprio i siciliani a calciare a rete per primi con una punizione di Bertolo, ma la palla esce al lato della porta difesa da Conti. La Cavese si fa notare con un velleitario tiro di Dancora al 15°, la palla esce alta sulla trasversale. La gara procede a ritmi blandi, ma con una leggera supremazia territoriale da parte degli ospiti, predominio che li porta poi in vantaggio. Al 21°, infatti, su un'azione di rimessa laterale, Butera effettua un tiro cross che sotto gli occhi di un attonito Conti si insacca nel 7 alla sua destra per il momentaneo 0-1. Il Noto prova a raddoppiare 2 minuti più tardi. Cozza batte un corner per la testa di Bertolo che sotto porta colpisce a rete, ma Conti con un colpo di reni vola e devia in angolo la sfera. La Cavese si rifà vedere dalle parti di Ferla al 28°. De Rosa si guadagna un calcio di rigore alquanto dubbio, ma fischiato senza esitazione dall'arbitro. Dagli 11 metri va lo stesso capitano che non fallisce e mette in rete la palla dell'1-1. Al 31°, è la Cavese che potrebbe raddoppiare, ma in prota da buona posizione calcia sul palo sbagliato e si fa parare il tiro da Ferla. Cavese che si porta ancora al tiro al 42°, con Cicerelli che su invito di Dancora da buona posizione calcia a rete, ma trova ancora attento l'estremo siciliano che di piede respinge in angolo la sfera. Nella ripresa gli Aquilotti entrano più motivati e già al primo giro di lancette provano a sorprendere Ferla. Cicerelli, da buona posizione, fallisce un rigore in movimento, spedendo la palla alta sulla traversa. La gara procede a ritmi blandi e senza emozioni fino alla mezz'ora o poco più, quando si ravviva improvvisamente con un legno colpito dagli ospiti e la rete del sorpasso messo a segno dalla Cavese. Al 79°, Butera, con un gran tiro dal limite, spedisce la sfera sul palo alla sinistra di Conti. La Cavese risponde 2 minuti dopo, passando in vantaggio. Dopo un'azione manovrata, Dancora si libera in dribbling al limite dell'area e calcia a rete. La sfera si insacca alle spalle dell'incolpevole Ferla. Un Eurogol che poi alla fine vale il match point e il primato in classifica. Gli ospiti però non stanno a guardare. All'87°, con un tiro cross di cannone, costringono Conti, sempre vigile e attento, alla respinta di pugno. L'ultimo tiro della partita è di marca meteliana. De Rosa impegna Ferla nella presa a terra. Dopo 4 minuti di recupero, il signor Moriconi fischia la fine. La Cavese ottiene 3 punti sofferti e il primato in solitudine, ma non c'è tempo per festeggiare. Mercoledì, infatti, ci sarà il turno infrasettimanale che vede la squadra di mister Papagni impegnata in trasferta contro la Gelbison.